Allora, questo sport è importante per i bambini perché li aiuta a imparare a superare gli ostacoli, a guardare sempre in alto invece che in basso, per arrivare a un obiettivo che è sempre più alto, il canestro. E quindi è importante perché lo possa riportare in tutte le situazioni della vita che gli si presentano anche da più grandi. A livello fisico è uno sport molto completo, uno sport, io la chiamo che è atletica giocata, si parla di correre, saltare, lanciare. Si deve insegnare anche ai ragazzi a saper perdere, secondo me, perché magari non sempre il risultato è importante, ma spesso capita che la prestazione, anche se la partita è persa, riesce poi con il passare del tempo a migliorare i ragazzi, ecco. Allora, io credo che le tre parole siano amicizia, passione ed energia. L'amicizia è fondamentale perché un gruppo unito riesce a praticamente attraversare tutte le difficoltà che si incontrano durante una stagione e durante gli anni. Passione, perché senza la passione questo sport non può essere fatto. E per ultimo l'energia, perché è uno sport che ti ruba tanta energia, e te, perché per coltivare questa passione durante gli anni devi metterci tanta energia. E alla fine è un po' il concetto anche che ci ha legato Estra, che appunto anche lei come compagnia sfrutta l'energia, e tramite l'energia ci dà la possibilità appunto di fare queste attività.